non riesco a stare cosa dietro. Necessitiamo? Allora, diciamo, l'abbiamo già scritto, ma l'abbiamo anche detto. Ma abbiamo bisogno. Le fatidiche che abbiamo già anticipato, insomma, come zone, le marche da bollo per avere l'autorizzazione per i gazebo e il materiale a supporto cartaceo che ci va là. E almeno sono 3 o 4 volantini che dovremmo avere poi allora. Nel testo, dovremmo avere tutti quanti uguali le zone, che è la cosa fondamentale, a prescindere di se uno la zona ha un problema, tipo no. La voce, quelli sono discorsi a parte, cioè nel senso che stiamo parlando sul generalizzato banchetto generale, tematico. Facciamo così. Io personalmente ho detto il mio pensiero, ma si ragionava, voglio dire, io vorrei soltanto questo, né gadget e né niente, questo. Poi certo, trovare la formula per poi stampare le cose. E è, anche vero, è anche vero che tutto il materiale di banchetti che attualmente abbiamo, come lo abbiamo? L'abbiamo avuto comprato con le micro donazioni. Sì, no? sì, ho capito, sono d'accordo con te, però voglio dire, siccome c'è il discorso che le micro donazioni è la fine della fiera, o che ti lasci giustamente il cittadino i soldi, o se magari compra un gadget ti dà l'offerta del gadget, quello che costa, o se magari qualcosa in più, voglio dire, il banchetto in se stesso non è il discorso, serve il gadget per dire, sì, per fare il discorso cassa. Ma a noi cosa, a chi va a tempo, cosa serve? Serve per spiegare le cose, questo è fondamentalmente. Il monitor l'abbiamo, è il discorso. No, il monitor ce l'hanno 3 zone. Non tutti. Ma chi? La batteria. Noi dobbiamo fare loro. Scusate, poi abbiamo finora. Allora, quindi abbiamo anche scritto la frase da dire a chi viene questo sabato e il prossimo, se non avranno ancora deciso. Perché non è detto che poi non si possa ricominciare a raccogliere le offerte, anzi no, mi auguro di sì. Quindi che stiamo nell'ottica della legalità, della trasparenza, stiamo attivando Beh, un comitato. Mattia ha detto che dovrà ritornare al discorso. Assolutamente, cioè si vedrà in questa occasione anche di dare questo flusso in entrata, poi dovrà anche uscire per svincolando a questo punto però le zone. Che dovranno solo fare da tramite attraverso il loro virgolette tesoriere e fare il versamento alla cassa centrale. Non dire la parola tesoriere, no, come è stato fatto fino adesso. Sì, voglio dire, non è che è successo qualcosa. E lo so, Maria Laura, però certe figure, anche da queste paure, sì, non si può andare senza. Bisogna andare. Nel comitato ci sarà, punto e basta. Io ti anticipo, faccio il morgigno e scherzo su questo, anche referente non si dice. Però ci sarà anche perché un presidente, se per questo che fa ancora più schifo. Ma è una delegata, ci sarà anche una. Il non presidente. Questo presidente non si firmerà come presidente, ma come amico. No, dai, referente può diventare facilitatore, che mi piace di più. Facilitatore banchetti, facilitatore di zona. Sì, sono parole, ma le attivista parole sono come sassi. Attivista. Vabbè, andiamo a tutti. Attivista delegato. Allora. Comitato, martedì si fa questo comitato, non è che ci vuole una scelta. Eh no, 2 mesi. E 2 mesi, lo facciamo noi, non è che ce l'ho. Cioè noi l'associazione l'abbiamo, li chiudiamo come se fosse una cosa. Ma c'è la terra, cazzo. Si fa. Mamma mia, guarda che ha fatto tutta la Lombardia. Questo casino ci sarà a Milano. Non più di 2. Lodi, Bergamo, Brescia. Fanno tutto dal lunedì, la domenica decidono, il martedì hanno già fatto. Qua 2 mesi. E Mattia è una vita che c'è sta storia. Lo so, però adesso si è passato. Non lo so se. Scusate. Ma se io raccolgo le offerte per i cazzi miei e non le verso sul conto di Mattia? Se te beccano, te fanno pure culo fiscale. Tu non hai titolo di recuperare nessuno. Se mi cade di carte, cosa fai? Se fossi un'associazione, se sei un'associazione invece sì. Ma se vuoi, io potrei anche fare così, potrei prestarti. Però se ti danno momentaneamente un'associazione, raccogli per questa associazione qui e poi non è vero che sinceramente cosa mi fa un vigile se viene lì e abbiamo in una cassettina 30 euro più che altro che vigile. Cosa fa? Se viene la guardia di finanza è perseguibile, assolutamente non è possibile raccogliere, non è possibile versarle sul conto personale, raccogliere per ma questo sì, questo è sicuro, questo è sicuro. Ma allora ragazzi, io mi sono studiato il non statuto e qui c'è un perché per una storia passata di ottobre
Il non statuto, prendetemi l'articolo, cazzo, se lo, te lo tiri fuori, te lo leggo. L'articolo 4 dice che il ruolo, il Movimento 5 Stelle, io non portato, non pensavo che esistesse, avevo portato altra roba. Beh, no, c'è, c'ho qui tutti gli stampati, ma... Movimento, statuto, adesso ve lo leggo, così mi dite se no, è qua. Capite la stessa cosa. Che no, statuto, articolo 1. Articolo 4, vai al 4. 4. Oggetto e finalità. Allora, il Movimento 5 Stelle intende raccogliere esperienza maturata nell'ambito del blog e dei meetup, delle manifestazioni ed altre iniziative popolari e delle liste civiche certificate e va a costituire nell'ambito del blog stesso o meetup lo strumento di consultazione per l'individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo, così come le proposte e le idee condivise nell'ambito del blog. In occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, Senato o per consigli regionali o comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet, cui viene riconosciuto il ruolo alla rete internet centrale nella fase di adesione, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione del movimento. Il Movimento 5 Stelle non è un partito politico. Finché lui non l'ha costituito. Né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi. Quindi, attenzione, dice, vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficace ed efficiente scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori delle associazioni, senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della rete il ruolo di governo e indirizzo. Quindi si chiama democrazia diretta. Sì, l'associazione non deve decidere, non deve avere un'opinione. A che cosa serve l'associazione? A raccogliere fondi. A raccogliere fondi. Vai avanti. Articolo. Beh, questo è un. No, vai avanti. Articolo 5. Articolo 6 mi interessa. 5 adesso non ci articolo interessa. Articolo 6. Diciamo a memoria. Non è previsto il versamento di alcuna quota nell'ambito del blog Beppe Grillo. Potranno essere aperte sottoscrizione su base volontaria per la raccolta di fondi destinati a finanziare singole iniziative o manifestazioni. Solo il blog però. Sì. No. Sono il blog, ma il blog inteso come anche la... singola iniziativa e manifestazione. Cioè. Esatto. Allora, se il comune di Masse Carrara vuole fare il banchetto e comprarsi lo stereo, deve andare sul blog di Beppe Grillo e farsi fare la donazione. Ora, se ogni zona ha una sua associazione, e a Milano ne abbiamo 5, legalità, nessuno indietro, dimmele tutte. No, sono 3. 5. No, vai avanti. Legalità, nessuno indietro. Diritti 5 Stelle, che sta per ricrescere. Non lo so, Festella c'è. Non Festella. C'è più. Non c'è. Che ci avete rotto i coglioni non in maniera pesante. Comunque, l'unico modo che ha il Movimento 5 Stelle per raccogliere fondi per le attività sul territorio, che hanno gli attivisti... e di costituire o associazioni o comitati per raccogliere fondi e non vanno né contro il nostro statuto, perché l'associazione non ha ruolo di decisione, ha solo ruolo di organizzazione e raccolta fondi, cioè esegue. Esegue, ok? Ma questa è una tua accezione. Come? È la tua accezione. Ok, bene, adesso tu invece... dimmi dove quello che io leggo è contro questo. E facciamolo e vediamo cosa succede. Dov'è contro? All'associazione stiamo attribuendo il ruolo di decisione, di ruolo di governo, indirizzo o di discussione? No, all'associazione... Il voto dello statuto è una cosa... Però l'associazione non può avere il marchio. Ma non l'ho vista, scusami. Ma chi se ne frega? Ma il cittadino come può essere garantito che dando soldi a quell'associazione senza marchio? Non l'avete con i legali, scusa. Allora, l'associazione nel momento in cui ha un conto trasparente pubblicato sul suo sito, secondo me,
la pagina, l'estratto conto pubblicato su sito, e nessuno può dirci tutti lo discorso è che se poi quello che stiamo dicendo allo streaming e ci sono alcuni che questa cosa non gli va giù. Poi però ci scontriamo io e Faragò, che io non ho una lira in banca, e mi dice: perché non ti vai a comprare lo schermo? 100 euro, la zona ce n'ha 50, e non possiamo finanziarci, ci dobbiamo sempre mettere i soldi noi di tasca, capisci? Quindi non poi si sa se li mette sempre il referente bancario. Così è Luca, questo è un ragionamento. Se tu vuoi fare così, così però non è vero. Allora, Milano, visto che tra l'altro è una città abbastanza grande, forse la più grande come attivisti, e ha questo, sì, perché come numero di attivisti. Numero di attivisti 1700 del comune di Milano. Ma ci credi? Ma ci credi? Ci credi? Io ci credo. Quando votano tutti, quando votano tutti sono 200. Allora, secondo voi perché sto facendo questa campagna di massacramento sul meetup? Proprio per ridare, visto che lo statuto riconosce nel meetup il ruolo. Proprio leggendomi lo statuto ho visto dove eravamo deviati noi. Eravamo deviati nel gruppo consigliare, nel gruppo dei consiglieri e tutto il resto. Cosa che in regione è diventata quasi partito pesante cosa. Non si parlano più fra loro, ognuno fa i cazzi suoi. Ma non tu per hai bisogno, quello perché tu hai bisogno, di qualche cosa, non vogliono entrare in nulla. Diciamo che in regione il problema è Milano sostanzialmente, tutto fuori chiaramente. No, no, il problema è Milano. Di Milano ostacolano. Perché no? Perché rompiamo il cazzo perché siamo lì tutti i giorni. Così è? Sì, è. Ci sono due pubblici. Sì, ma Milano ci entrici. Ma chi è di Milano? Vincenzo Pisano, Laura Farinella, tutti coloro che ci ruotano. Dei consiglieri. Chi è di Milano a parte Eugenio? Casalino. Nessuno. Quindi com'è che Milano è no, no, ma il problema non era Milano i consiglieri, Milano gli attivisti. No, Milano. Gli attivisti si sono portati sulla lettera che quello l'ha firmato senza una gran cazzata. Hanno fatto una gran cazzata e lì ha ragione la carta. No? Io non ho preso posizione, ho parlato con tutti e due. O si dà una svegliata, nel senso che è imitato il ruolo di decisione o no? Se dobbiamo scegliere innanzitutto cominciamo a far votare su questo metà, così in qualche modo si riscontra pure quanto della vita gente c'è che si va a votare adesso assoluto prima di portare i voti. Sono andati via perché si sono rotti i coglioni. Certo, perché quando non si parla di nulla si parla sempre delle stesse cose da sei mesi. Quando Max Gaetano viene da me e ha detto: quando è stata l'ultima riunione degli attivisti di Milano plenaria? No, abbiamo avuto le riconferme e poi due anni. Ah, e poi il sento Camillo dice: guarda che facciamo una riunione fisica, facciamo chi fa perché fa che la riunione fisica. Perché poi alla riunione fisica, però non si può decidere nulla perché non siamo tutti perché c'è la decisione del meetup. Allora se il meetup non si può decidere, no, il sondaggio non vale la pena di farlo perché il sondaggio non decide. All'assemblea non si decide, dov'è che si decide? Alle riunioni. C'è da fare sto comitato. Io penso che la comunità non partecipa fuori dal vale, però dicono poi perdiamo di numeri e non vogliamo più. Ragazzi, voi siete giovani, non è vero che la riunione plenaria non si vota, è una stronzata. Non si vota. L'ho letto. No, alla riunione ci sono persone che non vogliono che alla riunione plenaria, a cui se poi non vai, non vai, ma chi c'è. Come a tante altre riunioni, si può votare se si è d'accordo, dopodiché non vale fino a che si mette su metà, perché abbiamo deciso che sia a metà. Alla riunione, 70 attivisti presenti in maggioranza hanno su questi punti hanno votato in questo modo. Voi cosa ne pensate? Rimane un'altra settimana per quelli che non hanno potuto esserci, cioè non è che si esce con la cosa, siccome siamo in 10 abbiamo votato è quella, perché non siamo così. Ma il parere della riunione viene messo, si chiede parere una settimana, chi ha voglia di rispondere rispondere, e quello si contano i voti e la decisione è presa. È presa, è come tutte le decisioni del movimento, dopo sei mesi può darsi che non vada più bene, si può tutto rimettere in discussione perché non siamo monolitici. Perché la gente ha paura di questo? Io lo devo ancora capire. Perché ha paura? E qualche
che chiama la riunione, che fa questo, che fa quello, che fa quello. Ma poi si vende il referente di tutto il mondo al posto di Beppe Grillo. No, sei un ingenuo, paura degli agitati ci lascia fare delle persone nuove. Chi è? Avanti, che possono dietro. Dire cazzate e fare cazzate e anche cazzate delle persone. Un'ora col picci. Un'ora col picci. Wow, ma quanta gente che c'è? Nell'altra ala. Sì, siamo nell'altra ala. Ciao. Sapevo che venivi, stavamo di là. Scusate, posso chiedervi di che zona siete referenti? Zona 8. Va bene.